si chiede tutti la chiusura di questa discarica, che ormai è anni che decidono di chiuderla ma non la chiudono mai. Una marcia da San Giovanni Valdarno a Terra Nuova a Bracciolini per chiedere a gran voce entro il 2021 la chiusura della discarica di Podere Rota in provincia di Arezzo. Questa è una discarica che porta danno a tutti i cittadini di Valdarno e io, siccome anche se ho 75 anni me ne porta poco, ma lo fa per la figlia, per i giovani. Cittadini, sindaci del Valdarno, ma anche rappresentanti politici senza né loghi né bandiere hanno sfilato fianco a fianco sabato pomeriggio per la manifestazione organizzata dal Comitato Vittime di Podere Rota. Quasi 1000 le persone che hanno preso parte al corteo. Crediamo che il territorio del Valdarno abbia già dato moltissimo, non solo per le zone limitrofe ma addirittura anche per fuori regione. Quindi credo semplicemente che la regione debba essere chiara, si debba prendere la responsabilità di mantenere la parola data e di trovare una soluzione alternativa per i prossimi anni. Abbiamo piani alternativi dei rifiuti, in tutta Europa li applicano già, li usano già, non capiamo perché noi continuiamo a sotterrare i rifiuti e ad ammalarci. La rabbia dei cittadini valdarnesi si era già accesa la scorsa estate, in molti infatti, soprattutto a San Giovanni Valdarno, avevano segnalato forti disagi dovuti ai cattivi odori provenienti proprio dalla discarica. Ormai sono anni che non viviamo più, i bambini non possono uscire fuori a giocare perché ci sono delle giornate in cui l'aria è irrespirabile, non ce la facciamo veramente più. Viene proprio la nausea, il vomito, quando c'è il puzzo, quando forte forte. Dipende dal vento che tira. Intanto Stefano Mugnai, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e vicepresidente della Commissione Sanità, ha chiesto un'indagine epidemiologica sui cittadini che vivono nell'area della discarica di Podere Rota ad Arza e il report sulle attività ispettive ambientali ad ARPAT.